Noi siamo insider alle giornate professionali di cinema per scoprire un po' quelle che saranno le uscite dei prossimi mesi al cinema. Abbiamo già, diciamo, dei preferiti, ma non li diremo adesso. Quest'anno il logo che è una sirena, sempre sembra la Bordino, ha lo Mi stesso taglio di omaggiano. capelli, omaggiano la Bordino che qua apre e chiude le sale, e questa è una roba proprio da addetti ai lavori, nessuno ve la fa vedere, ci sono delle realtà scomode, no, non è vero? Non è vero. Però ci sono Mentiro. delle realtà golose, a dir la verità. Golose, caramelle, gadget. Anche se quest'anno niente Steccolecco, per cui noi siamo molto Siamo in depresse, lutto. però c'è tantissima altra roba che vi faremo vedere. I trailer di tutti i prossimi 6 mesi, quindi vediamo. Tu tagli? Vedremo. Va bene. Bracco. Sì. Basta, taglieremo tanto. Qui abbiamo anche schifezze cinefile. Dei lobster. Citazione colta questa, citazione colta e io me la magno. Bordino. Bordino. Che cos'è questa? L'ennesima borraccia di cui io proprio non posso fare più a meno, Ma guarda. perché? Perché? Dobbiamo bere tanta acqua, è l'unica risposta. Qual è il vostro film più atteso di Natale? Di questo Natale più. Il panettone? Il No, non è un panettone. film, non è un film, scusate, no, no, Giulia. no, no, no. Di tu, sei più preparato sul Natale. Di Natale, beh, è Jumanji. Jumanji. È Natale. Checco. Checco. Checco del mio cuore. Però arriva a Capodanno, il primo, quindi neanche Natale, bisognerà stare tutte le feste così. Su Natale mi siete scarsi. No, no, io ho io sono detto preparata. Jumanji. Qual è il trailer che vi ha dato più friccicore? Io lo so. Potresti Friccicore, ricordare. friccicore. Marinelli da Diabolik, solo con quegli occhi, tutto coperto. Friccicore di sopra o No, vabbè, adesso non mi fa essere proprio sono del d'accordo. popolo. Diabolik, voto Come Diabolik. si? Perché Ah, da pure piccolo. te Marinelli da Friccicore? svolta, No, bravo. Aia. il trailer ha detto, mica il Marinelli. Com'è attento questo bracco? Sì. E invece il film più atteso del 2020? Non c'è. Bracco non andrà al Aspetta, cinema nel 2020. No time today, 9 Today to aprile, die. Today or to die. to die il 9 aprile, today oggi, to die il 9 aprile, no time. Tenet di Dolan. No, Nolan. Nolan. Aspetta che c'è un problema tra Nolan e Dolan. Il palindromo di Nolan Sì. e anche Dolan, che abbiamo già visto a Cannes. Perché stai qua adesso? Mi metti Perché ansia. tu oggi hai detto che ti sei stata Dolaniata. dolaniata. Beh, il film Beh. Mattia Maxine, meraviglioso, andatelo a E vedere. dopo aver visto Tenet sarai? Tenetiata? No, Tentata? no, 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 no laniata. Ah, non la niente, però. No, non la niente allora. Tentata. Vabbè, ci pensiamo. Il Natale, diciamo, alle porte, le giornate professionali di cinema qui a Sorrento si sono praticamente concluse. E il film forse che io attendo di più questo Natale è sicuramente quello di Özpetek, perché ho Özpecchiana nel cuore. Ozpechiana? Ozpecchiana, si dirà? Ozpetecchiana? Ozpetecchiana, non lo so come si dica, comunque quello, insomma. La Dea Fortuna sì, è il mio film, diciamo, di Di Natale. Tu? Natale. Il mio film di Natale è Star Wars, ovviamente, molto natalizio. Aspetto Yoda col cappello da Babbo Natale. Anche sì, perché avendolo visto Ma. piccolo e bambino. Sì, così sembrava tanto No, quella cosa l'onigoro. non l'hai vista. Non Cosa non l'ho l'hai vista? vista, piccola e bambina, non l'hai Non l'ho vista. vista, che cosa Non non l'ha l'ho vista? vista. Che stiamo a fare così? Che stiamo a fare così? Non lo so, io mi sento tanto l'onigoro in questo momento. Tu. Io sono del Brocco, quindi. Sì, esatto. In realtà abbiamo questi listini in mano perché i più belli. Sono i più Come belli. colori. E ci sono anche i nostri film Esatto, più più attesi attesi del del 2020. Allora, qual è questo film più atteso del 2020? Per me, rispondo io da sola, mi faccio la 2020. domanda e risposta Vai. Sei molto testiera. marzulliana adesso. Esatto. Il film più atteso, beh, Amamet di Gianni Amelio, non ci sono dubbi, perché in realtà sono vecchia inside. Passa un carrello, aspettate un attimo. Ce la possiamo fare?
andando su Rai 1. No. Esatto. Film di Gianni Amelio su Craxi, con un Fabino straordinario già solo dalle poche immagini che ci hanno mostrato. Sì, lo aspetto, sono vecchia dentro, non ci posso fare niente, è inutile. Io ne ho un botto, però se ne devo dire uno su tutti, Tenet di Nolan, ma anche Dune di Villeneuve, ma anche Freaks Out di Mainetti, ma anche Ghostbusters, ma anche Soul della Disney, quindi ne ho parecchi, diciamo. È vero, anche perché potremmo dire che il listino forse che invece più ha catturato la mia attenzione è quello di Lucky Red. Sì, perché io li amo tutti, da Woody Allen che abbiamo adesso in sala fino a Dolan, viva la Lucky Red, ma avremo soprattutto tanti bei film, tanti bei film al cinema. Quindi, grande Sorrento, dai!